sta di fatto che in questo momento, quello che succede in Parlamento, in Italia la crisi esplode in tutta la sua violenza. Certamente si dovranno anche individuare errori, si dovranno anche capire questa storia della formazione del governo che, siccome appariva bloccata dai tre blocchi, Napolitano e Bersani hanno pensato di, come dire, aggirare l'ostacolo e prenderlo, tentare di risolverlo da un'altra parte, cioè attraverso la elezione del Presidente della Repubblica. Sta di fatto però che questa operazione si è dimostrata ancora più complicata della formazione stessa del governo. Ciao, d'accordo, Ti apri una sedia. Dato che qua. Ci sta anche qualche posticino qui, ci sistemiamo. Le partite che si sono giocate attorno a questa vicenda e si sono sovrapposte sono state diverse. C'è stata, sembrava che invece di eleggere il capo dello Stato si doveva fare un governo, definendo una maggioranza e un'opposizione. È stato il congresso del Partito Democratico. Cioè ci si sono messe dentro tante di quelle valenze, tanti di quegli aspetti che non c'entrava, che non ci dovevano entrare. Ora, il metodo delle larghe intese, compagnia bella, eccetera, eccetera, il fatto che forse andava verificato prima nella formazione politica del partito la vera adesione e non l'applausone, eccetera, questi sono cose più grandi vere. Però io torno alla sensazione che uno ha, e cioè una deflagrazione del sistema dei partiti, del sistema istituzionale, cioè è una democrazia questa qua veramente collassata, con delle cose che si vedono, perché quando uno, Grillo, ancora prima di gridare al colpo di Stato, no? Ma a me per esempio mi ha molto, come dire, colpito anche quella dichiarazione indiretta che loro hanno fatto a Udine nel momento in cui stavano facendo il comizio Grillo, no? Delle dimissioni di Bersani, quell'urlo della piazza ritmato a casa, a casa, a casa.